I Vigili del Fuoco, in occasione del 25ennale che sarà il 2016 dell'apertura della Galleria Nazionale dei Vigili del Fuoco, fanno questo evento straordinario. I Vigili del Fuoco vogliono fare in questa occasione gli auguri alla città. In particolare Babbo Natale scenderà dalla Torre dell'Orologio, credo che sia la prima volta che venga fatto una cosa del genere, e farà gli auguri a tutti i bambini, a tutti i cittadini. Bambini, anche questo la straordinarietà del fatto, i cuccioli da Vigili del Fuoco, cioè praticamente i figli e i nipoti dei Vigili del Fuoco, arriveranno in piazza con un mezzo anfibio. Tanti auguri da parte del comando, da parte dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e da parte dell'Associazione Storica. Tanti auguri a tutti i mantovani. Siamo qui oggi con i Vigili del Fuoco. E sono da tantissimi anni, sono ambasciatori UNICEF e sono molto importanti sia in supporto, naturalmente in aiuto alla comunità mantovana in tutta Italia, ma naturalmente in modo particolare quando ci sono necessità che riguardano i bambini minori. Siamo qui con le nostre pigotte, naturalmente la pigotta si adotta per un kit salvavita e quest'anno in modo particolare è dedicato a tutti i bambini in pericolo. Perciò possiamo parlare purtroppo di malnutrizione, di guerre, di violenze, di mortalità infantile, finché i diritti dei bambini vengano rispettati, ma anche l'attenzione ai bambini in tutto il mondo.